Buongiorno, come vedete siamo sul terrazzo del nostro seminario diocesano e da qui iniziamo il nostro percorso quaresimale accompagnati dal Vescovo che ci terrà delle riflessioni domenicali, ma anche oggi che è il mercoledì delle ceneri. Queste meditazioni che potranno arrivare fino sui vostri tablet, sui vostri computer, a caso, di dove vi trovate, vi possono aiutare a vivere meglio questo tempo di quaresima. Cominciamo con il Mercoledì delle Ceneri, che è un'antichissima liturgia che risale proprio ai primi tempi della vita della Chiesa. Nasce come momento penitenziale dell'inizio della Quaresima, particolarmente per coloro che si preparavano a ricevere il battesimo degli adulti. Poi nel tempo, con le trasformazioni anche della liturgia del sacramento, della penitenza, arriva così come ai nostri giorni con questa formula: dopo l'omelia siamo invitati ad andare all'altare per ricevere sul capo l'imposizione delle ceneri. Questi ceneri hanno due significati: da una parte il significato di una penitenza esteriore, mettere la cenere sulla testa proprio come segno di mortificazione, e dall'altra parte invece uno ha un molto più interiore, spirituale, ci ricorda, come ce lo ricorderà la liturgia stessa, che veniamo dalla polvere, alla polvere ritorneremo. Vi lascio così in compagnia del Vescovo e spero che anche questi appuntamenti settimanali, che ci vedranno radunati sul web a celebrare la Quaresima, possano aiutare tutti in un profondo momento di vita spirituale e anche di conversione in questo tempo dedicato alla penitenza. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E veramente con tanta gratitudine al Signore, credo, ci mettiamo in cammino verso la Pasqua, con la consapevolezza di andare verso la pienezza di quella vocazione, del bene che il Signore ci ha donato, di poter accogliere come un percorso, come la meta grande anche verso cui andare per tutta quanta la nostra esistenza. E lo viviamo oggi all'inizio della Quaresima con i nostri seminaristi, che ringrazio per questa disponibilità e quindi per essere così insieme
in cammino con tutta quanta la nostra comunità diocesana, appunto verso la pienezza del compimento della presenza di Dio nella storia del mondo, che è appunto la Pasqua. E la Quaresima è tempo di conversione, tempo di penitenza, tempo quindi del riconoscere i limiti nei quali facilmente ci troviamo a volte come bloccati, come impediti nel camminare verso il Regno di Dio, e quindi la disponibilità piena che nasce anzitutto dalla consapevolezza, anche dolorosa, dobbiamo dirlo, del nostro peccato, quindi del nostro essere lontani dal bene, della nostra schiavitù per certi versi, come quella un po' del popolo di Israele in Egitto, la schiavitù che è dipendenza da tante forme alle quali forse alle volte siamo un po' affezionati, anche siamo legati, e che ci impediscono però di essere liberi nell'andare verso il bene. E allora ecco che la liturgia oggi, con l'austero rito delle ceneri, ci impegna a riconoscere questa nostra fragilità, questa nostra inconsistenza, e questo desiderio però, come dicevo, di camminare verso colui che ci dà forza, direbbe l'Apostolo Paolo, che ci rende quindi stabili nel bene, nella ricchezza della vita nuova che la Pasqua ci donerà. Per questo allora noi siamo invitati a vivere un tempo di penitenza, e quindi un tempo di attenzione alla parola, e quindi un tempo anche di povertà nel nostro scegliere ciò che è utile per la nostra vita. La Quaresima si concentra un po' su questo, e l'attenzione alla parola, la parola che il Santo Padre ci ha invitato con il messaggio appunto per la Quaresima a considerare un grande dono. Il dono più grande che Dio ci ha fatto, il dono che è la parola, ma il dono che è l'altro. E mi piace pensare che la parola è appunto il rivelarsi di una presenza. Dio ci ha donato la sua presenza parlandoci, parlando all'umanità. Ogni anno noi viviamo anche nella Quaresima quell'attenzione alla carità, per cui ciò a cui rinunziamo come nostra scelta di superfluo lo versiamo poi come carità nella condivisione del bene verso i fratelli. Quindi lo facciamo con quel gesto che poi il Giovedì Santo ci porta a raccogliere nella messa crismale ciò che le comunità hanno sentito di poter offrire alla carità di tutta quanta la Chiesa, ma lo faremo anche nel nostro vivere quotidiano. Ecco, c'è una carità che è attenzione alla parola, e quindi una carità che è ascolto della parola di Dio, e c'è una carità che è capacità di ascoltare gli altri, di mettersi in dialogo con gli altri, una penitenza che sarà capace qualche volta di rinunziare, non so, all'uso del telefono per parlare con chi è lontano, mentre ci si apre di più a chi è vicino, a chi è presente in quel momento. Sono piccole scelte che però modellano sicuramente una nostra adesione all'essenziale, alla ricchezza autentica del bene e della vita che abbiamo come dono del Signore e come vocazione. Eccellenza, lei ha già evidenziato alcune aspetti che possiamo vivere nella nostra vita durante il tempo della Quaresima in relazione alla penitenza, al digiuno, all'elemosina. Però ecco, le chiediamo se può darci ulteriori delucidazioni, ulteriori consigli su come tradurre nelle situazioni concrete della nostra vita questi consigli. Ecco. Beh, un po' credo che la linea sia quella che ci dà la Chiesa, no? Ed è credo il portare queste nostre scelte nella realtà del quotidiano. Ho fatto prima l'esempio del mettersi a chattare col telefonino mentre siamo a colloquio con qualcuno. Credo sia una scelta che nella semplicità della dimensione quotidiana però ci aiuta a concentrare la nostra attenzione su ciò che è più essenziale. Questo vale anche per tutte le forme di piccola penitenza che possiamo vivere, non so, scegliere di rinunziare a qualcosa può sembrare una cosa abbastanza semplice, insomma un atto molto quotidiano che
apparentemente siamo abituati a dire ma questo che fa? Ma questo non risolve. È vero, però ecco, forse la via da seguire è quella di imparare che nella dimensione quotidiana, nelle piccole scelte del vivere di ogni giorno, noi partecipiamo alla dimensione dell'essenziale, alla verità. La viviamo per noi e la testimoniamo verso gli altri. E allora ci auguriamo, ecco, di poter vivere tutti questo cammino quaresimale nella forma vera della comunione. Il Signore ci chiede invece di essere nel nostro intimo, di entrare, Lui dice, nella cella della nostra anima ed essere lì, partecipi della presenza del Signore e della sua opera di misericordia che dona luce di vita nuova, che ci chiama alla Pasqua e dà all'umanità la speranza di poter essere nel suo regno.